Forza Ganga! Un altro pianeta è esploso nel cielo. Non è il primo pianeta che è scomparso. Negli ultimi anni se ne sono disintegrati nella gran volta dell'universo ben 221. E il cielo è pieno di strani dischi volanti verdi. La concreta formazione dei dischi verdi sembra avere una precisa destinazione, un preciso obiettivo. Sì, questa volta l'obiettivo è la nostra Terra. Tutti i posti di sorveglianza, un disco volante ha sorvolato la nostra città. Allarme a tutti i posti di sorveglianza spaziale. Il disco si sta indirizzando verso la zona nord della nostra città. Mamma, ho visto un disco volante. Sì, i dischi volanti non esistono. Oh, mamma, ho visto un disco volante. Sì, non mi piacciono le bambine che piangono. Io adesso devo andare al comando generale. Quando torno le riparliamo, va bene? Portala subito a casa. Come vuoi. Senti, prima di andare al comando vorrei passare un momento dal dottor Monte. Bene. Accidenti, se supera quelle montagne rischio di perderlo. Un aereo esploso! Certo, credo che è il fortuna!
Thank you.
Tanto difficile, quello delle piante è stato veramente un bel colpo. Noi abbiamo avuto il vantaggio che lui non sapeva della nostra esistenza. Se pensi che io mi congratuli con te, ti sbagli. Ganga era un segreto da svelare solo in caso di grave pericolo. Dovevi utilizzarlo solo con il mio permesso, ecco. Nonno, quei poveri contadini erano... Che accadrà se i nostri nemici sapranno di Ganga? Nessuno potrà saperlo, nonno, se il nostro è stato disintegrato. Charlie, la situazione è grave. Voglio che tu veda una cosa. Ah, grave. Questa è la carta del cielo di qualche anno fa. Guardala bene, Charlie. Sì. Adesso guarda quest'altra carta del cielo. Vedi niente di strano? Non mi pare. Guarda con attenzione. Vedo soltanto un sacco di stelle. Mi dispiace dovertelo dire, figliolo, ma non hai nessuno spirito di osservazione. Guarda ancora. Ah? Nonno, mancano delle stelle. Esatto, solo in questo piccolo particolare dell'universo mancano ben 4 stelle. E dove sono? Nell'universo sono scomparsi 221 pianeti. Che? I blaster, figliolo, sono stati distrutti dai blaster. E chi sono i blaster? Erano gli abitanti di un pianeta della costellazione dello Scorpione andato distrutto. Per sopravvivere hanno bisogno di vegetare e di una gran quantità di ossigeno. I pianeti praticamente svuotati dall'ossigeno, dopo qualche anno, si disintegrano. E il nostro pianeta? Tra 5 o 6 anni. Che? Se non blaster tra 5 o 6 anni il nostro pianeta esplodirà. Quando i blaster hanno, diciamo così, consumato un pianeta, hanno bisogno di trovarne un altro che abbia vegetali e ossigeno. Sapevo che prima o poi purtroppo avrebbero scoperto il nostro pianeta. Ecco perché è stato costruito Ganga e la sua esistenza doveva rimanere segreta. Adesso capisco, nonno. Una delle caratteristiche dei blaster è che hanno la possibilità di trasformarsi come vogliono e in cosa vogliono. Mi hai detto che prima aveva forma di vegetale e poi si è trasformato in rapace, vero? Già. Tu sei l'unico che conosci Ganga. La battaglia sarà molto dura. Ti senti pronto? Sì, nonno, sono pronto. Il nostro pianeta può vivere ancora giorni felici. Io e il grande Ganga lo difenderemo. Ecco il pianeta che dovremo conquistare. Non potevamo trovare un pianeta più ricco di vegetali e di ossigeno. La nostra sopravvivenza è assicurata ancora per molti anni. È un pianeta abitato da esseri intelligenti e quindi il nostro compito non sarà tanto facile. Ho mandato il nostro Blaster 6 di condizione. Credo che potremo sbarcare entro domani. Signore, il Blaster 6 non ha più dato notizie di sé. L'ultima notizia che ho avuto da Blaster 6 è che stava combattendo contro un enorme gigante. Forse sarebbe stato più prudente mandare su quel pianeta un nostro agente segreto prima di andare ad affrontare i terrestri. Blaster 16, vai sulla Terra e scopri cosa è accaduto a Blaster 6. Va! Raggiungi la Terra e scopri il loro segreto. Agli ordini. Ho sentito papà e mamma che parlavano e dicevano che il disco volante è stato distrutto da un nostro robo. Davvero? Papà diceva che un robo è distruttibile e che nessun disco volante può farcela contro di lui. Dice che l'ha sollevato in aria e poi l'ha buttato per terra. È formidabile. Oh, non esistono i robot. Charlie, se lo diceva mio padre, che diceva? Sì, ci crederò quando lo vedrò. Papà diceva che quel robot è una cosa veramente meravigliosa. Se vuole ci dà uno slancio e riesce a volare. Ed è alto 10 metri. Sì, gli hai detto queste stupidaggini. È molto più alto di quell'antenna. Scusa, come fai a dire queste cose? Prima dicevi che non ci credevi. No, beh, non lo so, ho detto così per dire. Se un robot tanto forte deve essere anche molto alto. Perché dici le bugie? Io le bugie? Sì, la verità, sei geloso di quel robot. E perché? Perché tu sei un vanitoso, vorresti essere più forte e più potente di tutti. Figurati, geloso di un robot.
Guarda che io ti capisco, sai. Quando un povero ragazzo non è capace neanche di fare un salto mortale. So fare tante cose. Sì, me ne sono accorta. Sei riuscito a scappare come un razzo quando nel cielo ha perso quel disco volante. Allora ti faccio vedere chi sono. Quando i blaster hanno consumato un pianeta, hanno bisogno di trovarne un altro che abbia vegetali e ossigeno. Sapevo che prima o poi purtroppo avrebbero scoperto il nostro pianeta. Ecco perché è stato costruito Ganga. E la sua esistenza doveva rimanere segreta. Non parlerò, nonno. Dov'è tuo nonno? Volevo dire che sono bravissimo a fare i salti mortali. Sei caduto di nuovo. E guarda ora. Mamma, cosa ti sei fatto male? Agente segreto governativo. Mi dispiace, signore, l'hanno indirizzata male. A me non risulta che sul nostro pianeta sia atterrato un disco volante. Eppure al mio comando risulta che proprio lei ha messo in stato di allarme tutte le stazioni di sorveglianza spaziali. No, non sono autorizzato, non posso parlare, mi dispiace. Sei proprio incapace. Oh, comincia a piovere. Coraggio, Charlie, adesso alzati, altrimenti ti bagno. Vieni, ripariamoci qui. Forza, io ho paura. Mamma, mamma, ho paura dei tuoni. Che figone queste donne. Oh, santo cielo, quello non è un uomo. È un blaster. Tanto non mi senti. Che vuole questo mostro? Oh. Ehi, avevo proprio indovinato. Ganga, 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 ganga,
Blaster 16 a Blaster 1, c'è un gigante d'acciaio invisibile. Into the moon, into the moon, canto oggi la cigara, o che sia tale, la l'invasione dei blaster è stata ritardata, ma anche i blaster combattono per la loro sopravvivenza. Gangar!